tutti. La presidente nazionale dell'ENPA, Carla Rocchi, è orgogliosa del superamento dei 5.000 like che ha ricevuto il rifugio virtuale attraverso la pagina Facebook in questi giorni e ha comunicato che la community ha aiutato molti cani con adozioni, stalli temporanei e staffette per fare in modo che il cane trovi una famiglia anche se distante da lui. Molte delle adozioni sono casi del cuore, cioè l'animale è malato o anziano e quindi ha meno probabilità, se non del tutto nulle, di trovare una famiglia. Tutto questo però è reso possibile grazie al web, che ha consentito l'attivazione di forti sinergie tra i membri della community. Infatti, la presidente racconta che è stato possibile l'adozione di un numero equivalente di cani presenti in 10 canili di dimensioni medie. Salve a tutti, oggi parleremo di un argomento che purtroppo è un problema del nostro paese. Vi vorrei parlare di questo cronico ritardo nel pagamento che ha portato alcuni operai santacrocesi allo sciopero. 6 di loro si sono presentati in piazza Vittorio Emanuele II per protestare contro la ditta Busso. Nonostante il problema del pagamento, il servizio è effettuato ogni giorno che con un solo reddito mantengono le loro famiglie e non è accettabile un ritardo nel pagamento. Un saluto a tutti e arrivederci. La prima fotografia sul buco nero. Un buco nero per definizione non si può vedere perché cattura qualsiasi luce. Ma vi devo dare una bellissima notizia, che per la prima volta gli scienziati sono riusciti a fotografare un buco nero reale. Questa è una pietra miliare nell'astronomia, un'impresa scientifica senza precedenti, compiuta da oltre 200 ricercatori. L'impresa è stata definita lo scatto del secolo. È una cosa eccezionale per tutti gli esseri umani. Questa foto ci dà un'immagine di qualcosa di talmente lontano e invisibile che da adesso in qualche modo riusciamo a visualizzare. Ed è eccezionale. Buongiorno a tutti e benvenuti su TG Nicolò. Ultime notizie. Anzi, a 94 anni, vince il gatto e vinci di 1.000.000 euro. La metà gli dà in beneficenza. Non so che fare con tutti questi soldi. Da TG Nicolò è tutto, alla prossima. Buongiorno e benvenuti a tutti. Dopo una valanga di brutte notizie, finalmente una bella notizia. A Brindisi, i ragazzi di una terza classe superiore hanno deciso di fare un regalo a un loro compagno che per motivi economici non poteva partecipare alla gita. Quindi hanno dato una busta con i soldi e un biglietto con scritto: dato che non abbiamo mai festeggiato il tuo compleanno, ci tenevamo a farti un regalo, con la speranza che tu abbia il piacere di partecipare alla gita insieme a noi. Ti vogliamo bene. Un gesto molto spontaneo da ammirare, che per la delicatezza con cui l'hanno offerto all'amico, senza farlo sentire in imbarazzo per la sua situazione economica. Questo è tutto dal vostro inviato speciale Riccardo Brullo, linea alla classe 5C. Le città elettriche, ecco il nuovo rapporto di Legambiente, presentato l'11 aprile 2019 a Expo Mobility. Dopo aver esaminato 104 capoluoghi di province italiani, è emerso un grande aumento di infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici. Attualmente in tutta Italia ci sono infatti 5.507 colonnine per la ricarica di auto e 2.684 per la ricarica delle due ruote. Crescono quindi gli spostamenti a zero emissioni con mezzi elettrici, biciclette e persino a piedi. Ad avere il primato però è la città di Milano, dove i trasferimenti in modo sostenibile sono oltre il 52%. Tuttavia molte città italiane lottano a livelli minori, ma riescono comunque a non inquinare.
Legambiente stima perciò che i cittadini in futuro tenderanno ad aumentare gli spostamenti sostenibili. Vi siete mai chiesti se la salute e la felicità possono dipendere da una buona respirazione? Nella prova vivente, una signora cinese di nome Tao Pushon Lynch, di 100 anni, che pratica yoga da quando ne aveva 7. La prima volta che vide praticare yoga fu nelle spiagge delle Indie francesi, da 3 ragazze. Da allora non smise più di praticarlo. Infatti per lei il segreto sta lì, il segreto per trovare la felicità sta lì. È un buon approccio con la vita e una buona respirazione. Sin da piccola gli hanno sempre detto che lo yoga era uno sport per maschi, però lei non ha smesso di seguire il suo sogno e adesso insegna in una palestra a New York. Benvenuti nella prima edizione del telegiornale di Gabriele. Oggi parleremo della 24esima edizione del Giro di Sicilia. Si è concluso sabato 6 aprile 2019 una delle più antiche corse a tappe italiane, il Giro di Sicilia, di cui la prima edizione si svolse nel 1907. I ciclisti partecipanti sono stati impegnati in un percorso di 4 tappe, per un totale di 708 km. Il luogo di partenza è stato Catania, per poi tornare nella zona dei giardini Naxos Etna. La prima tappa di 165 km è stata da Catania a Milazzo. La seconda tappa di 236 km è stata da Capo d'Orlando a Palermo. Terza tappa di 186 km da Caltanissetta a Ragusa e ultima tappa dal giardino Naxos fino all'Etna. Le 18 squadre partecipanti hanno anche attraversato la provincia di Ragusa, passando da Vittoria, Comiso e Chiaramonte, per terminare proprio nella città Iblea. Il vincitore finale è stato lo statunitense Brandon McNulty, lo stesso che aveva vinto la tappa di Ragusa. Il secondo posto invece è spettato al francese Guillaume Martin. Il terzo posto all'italiano Fausto Masnada. Il Giro di Sicilia è stata un'occasione per far conoscere al mondo intero la nostra bella isola. Per il momento è tutto, arrivederci alla prossima news. Ciao! Smetti, ho bisogno di silenzio per... Sì, è meglio. Si è concluso sabato 6 aprile una delle più antiche corse a tappe italiane. Buonasera a tutti. Oggi vi racconto la storia di un film, L'amore strappato, tratto da una storia vera. Vi racconto in breve cosa è accaduto. Si parla di una famiglia in quale il padre viene arrestato per abuso, cosa non vera, e per questo gli viene tolta la figlia. E il padre, dopo 2 anni, viene rilasciato. Ma ormai la figlia era stata adottata. Ma loro lottano contro tutte e tutti, pur di riavere sua figlia Arianna. Passano 10 lunghi anni, ma alla fine riescono a riavere sua figlia. Buonasera a tutti. Oggi parleremo di Cronaca Rosa. C'è chi ha la capacità di mettersi nei panni degli altri e chi ha anche il coraggio di donargli quei panni. Kate Brown, che è una giovane di 26 anni che è residente a New York, ha fatto un gesto molto gentile. Verso una donna senza tetto e senza scarpe, incontrata in metropolitana. Vedendola a piedi nudi, senza pensarci 2 volte, dopo aver appurato che portava lo stesso numero, la Brown si è tolta i suoi stivali, li ha donati all'altra ed è tornata a casa indossando solo i calzini. So che potrei indossare un paio di scarpe ogni giorno e che soffrirò un po' meno. Questo ripaga tutto, ha scritto in un post su Facebook diventato virale. Benvenuti al telegiornale delle buone notizie. Vince l'Olimpiadi italiano una studentessa, Maria Grazia Lo Surdo, alunna del Garrone. Non ci ha voluto nessuna corsa, nessun salto, nessun muscolo sotto sforzo, ma tanto cervello e intuizione.
la competizione organizzata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università. Le Olimpiadi di Italiano nascono con l'idea di rafforzare nelle scuole lo studio della lingua italiana e sollecitare gli studenti a migliorare la padronanza della propria lingua. Questo è tutto, buona giornata. Buonasera, oggi vi segnaliamo una notizia eccezionale. La scoperta al largo delle coste pugliesi, grazie ad un gruppo di pescatori che ha segnalato il ritrovamento di spugne di corallo vivo, rimasto incagliato nelle loro reti. Dopo la loro segnalazione, i ricercatori del Dipartimento di Biologica dell'Università di Bari hanno effettuato un'esplorazione nell'Adriatico, trovando molte formazioni di corallo appartenenti ad una nuova forma di barriera corallina. È la prima volta che nel Mediterraneo viene ritrovata una struttura simile, tipica invece delle terre più calde del nostro pianeta. La lunghezza della barriera è di 135 km, è ricca di anemoni, polipi e organismi che vivono in simbiosi, in colonie, a largo delle coste di Monopoli. E con questa notizia vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata. Buonasera a tutti sulle buone notizie dell'anno. Da dicembre 2018 ha cominciato un nuovo progetto, cappotti appesi per strada per chi ne ha bisogno in Brianza. È un piccolo aiuto per sopportare l'inverno per chi dorme per strada e si trova in difficoltà. Un gesto partito da Parigi che è arrivato a Monza, si è diffuso a Desio e si allargherà anche a Milano. Dagli appuntini dei vestiti caldi è la richiesta di essere presi gratuitamente da chi ne ha bisogno, cappotti, sciarpe, giacche, maglioni, tutto quello che può aiutare a rendere più sopportabile l'inverno. In Italia è partita da Monza, grazie all'associazione Salvagente Italia, e sta arrivando anche a Milano. I volontari delle associazioni hanno raccontato che stanno partecipando persone di tutte le età, lasciando i loro vestiti usati per chi ne ha bisogno. L'iniziativa è partita alla fine di dicembre ed in meno di un mese sono già 60 i cappotti che l'associazione Salvagente ha consegnato alle persone in difficoltà. Chi vuole donare li può appendere in particolari zone della città, chi preferisce invece consegnarli direttamente alle associazioni li può portare in uno dei punti di raccolta presenti a Monza o a Milano. Lo scorso anno, da dicembre a febbraio, grazie ad un'iniziativa, ne sono riuscite a donare oltre il 200. Gli organizzatori sperano di poter contagiare anche altri cittadini e associazioni per aiutare sempre più persone in difficoltà. Buonasera a tutti. Visita sorpresa di Papa Francesco in occasione del Venerdì della Misericordia ai malati di Alzheimer del Villaggio Emanuele a Roma. Il Papa, dopo aver visitato la struttura, si è trattenuto con gli ospiti che hanno ricevuto parole di conforto. Al termine della visita, il Papa ha lasciato indosso una pergamena con un pensiero scritto a mano insieme a Donatello raffigurante la Natività. La presenza del Papa è stata vissuta da tutti come un dono e un momento di gioia. Dallo studio di Roberto è tutto, passo la linea alla mia maestra Pinuccia Furnari. Salve a tutti, sono Simone Panusa ed oggi, qua agli studi di Santa Croce Camerina, voglio raccontare un fatto di cronaca positivo che ha fatto commuovere il mondo. C'è chi passa il Natale a provare i regali ricevuti e chi invece prova a fare qualcosa di buono per aiutare gli altri. Nonostante la giovane età, una ragazzina di 12 anni proveniente dall'Arizona di nome Makenna Breeding Woodrich ha deciso di raccogliere con il suo carrettino rosso più di 1000 cappotti per i senza tetto che si trovano nella sua zona. La ragazzina ha dichiarato che nella sua zona fa molto freddo e quindi non vuole che queste persone stanno senza cappotto, ma invece vuole che sappiano che a qualcuno importa di loro. Makenna ha fondato un'associazione che si chiama Makenna's Cause for a Cause,
che mira a spingere sempre più persone ad aderire alla sua causa. La ragazzina dichiara ancora che spesso la gente le dice che se avessero più tempo si dedicherebbero a fare queste cose, ma la ragazzina trova il tempo di fare ciò perché le importa veramente. Qui si tratta di persone che non hanno nulla e se gli dimostri che interessa, per loro vale tantissimo. Da Santa Croce è tutto e buona giornata! Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un fatto accaduto a Ravenna, dove un cane di pochi mesi è stato abbandonato all'interno di un'aiuola. A trovarlo è stato Benny, che l'ha portato al CNP, dove delle infermiere si sono prese cura del cane, soprattutto una, che l'ha persino adottata. Vi ricordiamo che ci sono delle associazioni zoofile dove poter lasciare gli animali in caso di necessità. Lucy? Lucy? Non lasciate i cani e prendetene cura. Da Iuli è tutto, linea la maestra. Il Royal Baby che sta per nascere nella famiglia reale inglese da Harry e Meghan non potrà essere chiamato Sua Altezza Reale. Questo non è uno smacco della regina Elisabetta, ma è bensì una legge che è stata creata nel 1917 dal re Giorgio V, che dice che solo il primo, solo il primo figlio o nipote maschio del re o del principe di Galles avrebbe avuto tali privilegi. Giorgio V, tuttavia, ha ammesso in una nota delle modifiche ad personam. Di queste modifiche la regina Elisabetta ne ha approfittato più volte, ma non ha concesso questo privilegio a Meghan e Harry. Ciao! È tutto, grazie per l'attenzione, buonanotte.